Buonasera amici di Fanner, questa è la 25esima giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Questa sera si sfidano gli Hammers contro il gruppo Progetim Immobiliare. Punti preziosi in chiave salvezza, infatti il gruppo Progetim con i tre punti di questa sera potrebbe riavvicinarsi agli Hammers per un posto valido per i play-out. Sarà la compagine degli Hammers in completo grigio a battere questo calcio d'inizio. Sulla palla Bomber Leacche e Pancaldi con il numero 11. Tutto è pronto. Si comincia. Pammellaro direttamente da centrocampo. Palla che si spegne sul fondo. In porta Graziano va a rimettere per il gruppo Progetim. Torri cambia tutto per Negro. Chinaglia al centro, recupera palla gli Hammers, c'è cioè il destro di Leacche, la risposta di Graziano in calcio d'angolo. Cross in mezzo, può liberare la difesa del gruppo Progetim che parte in contropiede. Controlla il numero 7 che lancia Marinelli. Rimette corso. Mellaro si impegna bene, Dio ci aiuti, lancia in avanti a cercare Leacche che viene incontro, non perfetto il controllo, palla che recupera, Dio ci aiuti, il numero 8 prova a concludere, debole, nessun problema per Graziano. Marinelli perde palla, il numero 17. Va il numero 11, largo sulla destra, mette in mezzo, libera il centrale adesso sulla ribattuta, Mellaro, palla buona, rimane lì, incredibile l'occasione per gli Hammers. Per Pancaldi. Marinelli, attaccato subito alle spalle. Addio ci aiuti. Negro. Prestato da Pancaldi, si allunga il pallone, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora rimessa laterale in favore dei ragazzi di Augusto Pasquali che va a rimettere per Leacche che spizza per Pancaldi che non può raggiungere la sfera, allora Graziano rimette per Torri, corto Torri, ricomincia il gruppo Progetim. Prova da quest'altra parte, far salire il numero 3, Negro. Libera Mellaro. Partita importantissima, ripeto, per il gruppo Progetim, ma anche per gli Hammers che devono mantenere il terzultimo posto, l'ultimo posto valido per il ticket per i play-out. Valeacche. Palla in mezzo. Per Mellaro che va col destro deviato per beffare Graziano. Al centro per il numero 5 che va a staccare. Fallisce la seconda occasione della gara. Latini. Torri intercetta Mellaro, palla per Merelli, attaccato alle spalle, Dio ci aiuti, costretto a perdere palla, prova a prolungare il numero 6 degli Hammers, palla in possesso per il gruppo Progetim. Marinelli prova a inserire Torri, attaccato alle spalle, buona l'azione di Torri che si libera sul destro, la risposta di Corso non aveva lo spazio necessario per concludere a rete, ci ha provato comunque Torri dalla difesa. Latini la gioca per Pasquali che lascia scorrere per il rinvio di Corso, mette giù Torri, prova a servire Chinagli, lo fa malamente, un fischio, fallo in favore degli Hammers.
Sembra volerci provare Mellaro, il numero 10 degli Hammers. Lunga rincorsa di Mellaro, il destro potentissimo, palo incredibile di Giordano Mellaro. Marinelli fa ripartire i suoi, impreciso il lancio per Marinelli. Latini con calma viene incontro, Dio ci aiuti, si gira e riserve Latini. Pressing alto del gruppo Progetim. Adesso Torri attaccato. Lancio lungo il corso, stacca benissimo Piras. Fallo sul numero 3, fischiato adesso. Fallo ai danni di Mezzetti. Dio ci aiuti. Latini. Avanza palla al piede Latini. Prova a servire il numero 6, Mezzetti. Palla sempre per gli Hammers. Manovra bene adesso la compagine di Augusto Pasquali. Eccolo servito il capitano. Stasera però il capitano è Giordano Mellaro. Chiedo scusa. Latini. Attaccato alle spalle Pancaldi, atterrato. Sarà calcio di punizione per gli Hammers. FG Consulting. Sempre lunga la rincorsa di Giordano Mellaro, che ha preso un palo incredibile un paio di minuti fa. Ci riproverà. Siamo proprio sul dischetto di centrocampo, qualche centimetro più in là. Pal destro di Mellaro, colpisce Chinagli, il capitano del Progetim. Corso vicino per il numero 5, Latini. Mellaro, ancora Latini. Lancio impreciso, intercettato, palla buona per Marinelli che mette giù, protegge, attaccato da due avversari, se ne va, prova il sinistro dalla distanza, veramente una grande azione di Marinelli. Rimessa dal fondo, quando siamo giunti al settimo minuto di gioco. Risultato fermo sempre sullo 0-0, adesso rischia qualcosa, Dio ci aiuti, attaccato dal pressing alto di Chinagli e Marinelli. Il gruppo Progetim allora conquista una buona rimessa laterale in zona d'attacco, la va a battere Torri per Piras, prova a scorrere. Indietro, il passaggio rischioso di Negro. Buona l'azione del numero 5, chiude senza problemi la difesa degli Hammers. Indietro per Corso, non preciso il suo rilancio, efficace però perché nessun giocatore avversario riesce a intercettare la sfera. Rimessa per il gruppo Progetim, la va a battere addirittura il portiere Graziano. Negro a mettere giù, attaccato dalla numero 11 Pancaldi. Rimessa laterale in favore del gruppo Progetim Immobiliare. Ottavo minuto di gioco, 0-0 il parziale. Prova la giocata di prima, adesso ottima l'azione offensiva del gruppo Progetim con la conclusione di Marinelli che si spegne sul fondo. Latini, percorso. Adesso c'è spazio per Pancaldi che serve Mezzetti. Scusate, Merelli è l'avanti degli Hammers, l'assenza di Lea che ci confonde un po'. Rimessa in favore degli Hammers, la va a battere Augusto Pasquali, il numero 2. Movimento di Latini. La palla era per lui, è l'uscita di Graziano. Marinelli, intercettato il passaggio in orizzontale da Mellaro, che punta Torri, costretto a indietreggiare. Mellaro, il capitano. Latini. Dio ci aiuti. Mezzetti va addirittura alla conclusione. Ribattuta
da Piras. Mezzetti. Mellaro con l'esterno destro a servire Pasquali. Buono il passaggio di prima per 10 aiuti. Gliela sottrae il numero 32, Torri, che fino adesso è autore di una prestazione veramente generosa. Passaggio intercettato da 10 aiuti. Fallo laterale però in favore degli uomini in maglia verde, il gruppo Progetim. Bella partita fino adesso. Ritmi alti, un palo colpito da centrocampo, dal numero 10, in possesso ora della sfera. Mellaro adesso, azione pericolosa degli Hammers con l'intervento ancora di Torri a sventare la minaccia. Adesso c'è calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo, dice il direttore di gara, dalla parte opposta. È stato un tocco di uno dei ragazzi degli Hammers. FG Consulting, allora Graziano rimette per Torri. Uomo ovunque del gruppo Progetim. Negro. Lancio lungo dall'altra parte, intercetta Mellaro. Dio ci aiuti. Pancaldi prova il passaggio di prima per Mezzetti, che non può raggiungere la sfera. Passaggio impreciso. Avvio di gioco a cercare Negro, pallone al centro sbagliato e allora possesso Hammers. Pancaldi, numero di Pancaldi su Marinelli, cross sul secondo palo, nessun problema per Graziano. Chinagli posizionato adesso al centro della difesa al posto del numero 5, Marinelli. Negro ancora all'indietro per Marinelli, che ricomincia addirittura dal portiere Graziano. Chinagli scende a prendersi il pallone. Marinelli. Marinelli lascia scorrere. Piras apre per Torri. Pallone intercettato, allora può ripartire. Adesso la Merz FG Consulting lo fa con calma. Latini, Dio ci aiuti. Mellaro. Mezzetti adesso, buono il possesso dei ragazzi di Pasquali. Pancaldi, attaccato, perde un sanguinoso pallone, contropiede del gruppo Progetim Immobiliare. Passaggio per Marinelli, intercettato dal generoso Pasquali. Calcio d'angolo, poteva essere pericolosa questa azione. Calcio d'angolo libero, Marinelli attaccato da Latini, che gli sottrae il pallone con la forza. Lancio lungo, bello e preciso di Mellaro, attaccato il numero 6 che fa l'azione di forza, parata del portiere. Adesso c'è il numero 3 che finta il tiro, occasione ancora per gli Hammers. Occasione sui piedi di Mezzetti. Torri in avanti per il numero 5, Chinagli prova a servire Marinelli, attaccato alle spalle dall'ottimo Latini. Prova la conclusione direttamente dalla difesa Giordano Mellaro, stava per sorprendere Graziano, che comunque era sulla traiettoria. Attento il portiere del gruppo Progetim, ancora lancione impreciso per Piras. 0-0 ancora il parziale, time out. Si riprende a giocare, 14esimo minuto di gioco. Parziale ancora fermo sullo 0-0, lancio in avanti per Merelli che prova con il sinistro. Rimessa dal fondo. Numero 5 sbraglia, si riprende il centro della difesa. Si era per qualche minuto staccato
dalla sua posizione di centrale. Pasquali attaccato alle spalle da Marinelli, lascia scorrere senza problemi. Rimessa lunga. Dio ci aiuti, palla in avanti. Provata. Si cambiano di posizione, adesso Pancaldi va in avanti centrale. Palla buona per Marinelli, che libera il sinistro. Ci ha provato il numero 17. Anzi, il numero 7, sempre Marinelli però. Marinelli Cristian con il numero 7. Marinelli Manuel con il numero 17. Mellaro in orizzontale per Pasquali. Latini dietro per Corso. Anzi, sempre Latini in possesso, attaccato da Marinelli. Palla pericolosa per Mezzetti. Dio ci aiuti in avanti per Pancaldi, che prova a spizzare di testa. Copre bene Sbraglia. Chinagli, attaccato alle spalle subito da Dio ci aiuti. All'indietro per Negro. Sbraglia. Marinelli. Stop e si gira. Sbraglia in avanti. Intercetta Latini. Mirelli prova a cambiare lato. Mirelli per questi primi 15 minuti ha occupato la posizione di Leacche in avanti. Adesso si è spostato sulla destra. E al centro c'è il numero 11, Pancaldi, che sponda bene adesso per Dio ci aiuti. Palla per Mirelli. Cross al centro basso, non riesce Pancaldi ad intercettare. E allora il gruppo Project Team parte in contropiede. Lancio bello per Negro, che stoppa. La palla va con il sinistro. Negro, la risposta di Corso. Bella azione del gruppo Project Team con questa sventagliata sulla sinistra. Buono lo stop e la conclusione di Negro. Corso attento. Conclusione abbastanza centrale. Adesso possibilità per Pancaldi, che va con il pallonetto da centrocampo. Nessun problema per Graziano, che controlla la traiettoria. Torri. Sbraglia. In avanti per Piras. Pallone difficile per il numero 9. Attaccato, marcato stretto da Latini. Marinelli mantiene in campo la sfera e apre bene per Negro, che è libero di stoppare. Attacca adesso da Pancaldi. Va Negro al cross basso. Adesso c'è il numero 32, Torri, che mette in mezzo il pallone. Buona l'azione di Torri. Veramente generoso il numero 32 del gruppo Project Team, che va a battere ancora un altro calcio d'angolo. Piras al centro, marcato da Latini e da Augusto Pasquali. Palla bassa all'indietro per Marinelli. Ricomincia da Graziano. Lancio lungo dell'estremo difensore del gruppo Project Team. Non riesce a controllarla Marinelli. E allora rimette Corso. Lungo con le mani, lunghissimo anzi, che trova direttamente Mellaro dall'altra parte, che prova di prima intenzione a servire un pallone al centro per nessun compagno però. Lungo con le mani per Marinelli, non riesce a controllarla Negro. Allora rimessa laterale in favore degli Hammers. Ricomincia Latini. In verticale per Pancaldi. Mellaro mette giù. Per Dio ci aiuti, ancora Mellaro. Attaccato, perde palla Mellaro. Marinelli. Numero di Marinelli, il sinistro, Corso basso. Veramente ottima la parata di Corso, che vede sbucare all'ultimo il pallone, ma ci mette comunque i guantoni. Torri a rimettere per il gruppo Project Team. Si fa più intensa si fa più intenso il ritmo della partita. Si addormenta qui il capitano Chinagli, non vede arrivare il passaggio. Allora palla in possesso degli Hammers con Latini, che fa salire Augusto Pasquali, che si sposta sulla sinistra. Latini attaccato da Marinelli. Palla per Corso. Chinagli rischia qualcosina adesso la compagine degli Hammers. Perde palla, Sbraglia. Ottima l'azione di Sbraglia, attaccato da due avversari. Ancora in possesso il numero 5.
La perde infine Pancaldi. La mette giù, attaccato da Marinelli. Perde palla ancora. Che frana il numero 11 su Sbraglia. Fallo in favore del gruppo Progetim. Da posizione interessante il calcio piazzato per il gruppo Progetim. I ragazzi di Chinagli hanno un'occasione al 20° di gioco di concludere a rete. Tre punti veramente importantissimi per il gruppo Progetim per cercare di dare un senso a questo campionato, perché una sconfitta ma anche un pareggio veramente metterebbe in seria difficoltà, se non comprometterebbe il campionato del gruppo Progetim. Pallone che si infrange sulla barriera e poi la conclusione di Marinelli al volo che si spegne sul fondo. Corso lungo a cercare Mellaro, totalmente fuori misura il rilancio di Andrea Corso. Sbraglia. Piras prova a staccare, marcato stretto da Augusto Pasquali, lascia scorrere per il proprio portiere. Mirelli per Latini. Pasquali, Pancaldi attaccato da Sbraglia, perde il possesso, rinviene però il numero 2 Pasquali. Negro per Graziano che rinvia basso. Dio ci aiuti, riesce a controllare, numero su Chinagli. Dio ci aiuti sulla destra, cross sull'altra, dall'altra parte per Pancaldi, lungo, comunque riesce a mantenerla in campo. Cross ribattuto, calcio d'angolo in favore degli Hammers. Pancaldi lo va a battere con il mancino. Cross teso, libera Sbraglia. Pasquali rimette al centro con la testa, libera ancora Chinagli. Bello il servizio per Torri che se ne va, attaccato alle spalle da Pasquali. Forse c'era un tocco, non vede nessun fallo. Ha toccato la palla, allora calcio d'angolo per il gruppo Progetim. 3 minuti alla fine di questo primo tempo, 0-0 tra Hammers e gruppo Progetim. Marinelli, Negro e Torri. Arriva adesso Sbraglia, corso con i piedi, rinvia. Negro attaccato alle spalle, retropassaggio fino a Graziano che rimette lungo, libera Mirelli. Toccato alle spalle, gruppo Progetim a favore, fallo in favore del gruppo Progetim che rimette con Sbraglia. Graziano, lancio lungo intercettato da Pasquali, preciso per Mellaro. Dio ci aiuti, buono il suggerimento in avanti per Pancaldi, numero di Pancaldi, se ne va ancora il numero 11, l'uscita di Graziano. Buona l'azione di Marinelli che punta Latini. Marinelli sul destro, era fuori misura la conclusione che prende in pieno la bocca dello stomaco di Augusto Pasquali. Sarà calcio d'angolo per il gruppo Progetim. Calcio d'angolo per il gruppo Progetim Immobiliare, si può riprendere a giocare
dopo la pallonata ai danni di Augusto Pasquali, che ha adesso recuperato. Calcio d'angolo basso, toccata da Mezzetti. Allora palla in possesso ancora per il gruppo Progetim. Movimento di sbraglia, pallone in cerca di Chinagli che va a staccare. Latini, imperioso, palla buona per Pancaldi, due su di lui, numero di Mezzetti, di Negro scusate. Torri, si allunga il pallone Torri, la palla infatti è uscita dal campo, allora rimessa per gli Hammers. Latini, sguardo in avanti, non c'è movimento, palla però precisa per Pancaldi che prova a fare la sponda. Deve rimanere concentrata la compagine degli Hammers perché il gruppo Progetim c'è. Torri e proverà a giocarsela fino alla fine. Lanci in avanti per Piras. Latini, ancora lui di testa. Il muro di Latini. Se ne va a Mezzetti. Fallo su di lui da parte di Torri. E buona la posizione per il destro di Mellaro. Siamo lontani dalla porta difesa da Graziano, ma il destro di Mellaro, ma anche le distanze dei campi di calcio a 8 permettono comunque la conclusione da ogni distanza. Sono circa 20 metri. Mellaro prende in pieno la barriera quando arriva il duplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine di questo primo tempo, 0-0 il parziale tra Hammers e gruppo Progetim. Si riprende a giocare alla Stella Azzurra, 0-0 il parziale tra Hammers, FG Consulting e gruppo Progetim Immobiliare. Hammers vicino al gol con il palo di Mellaro da centrocampo, da calcio piazzato. Corso impegnato due volte, sempre sulle conclusioni con il mancino di Negro. Palla buona per il gruppo Progetim con questa conclusione che finisce sul fondo di pochissimo. Torri, Marinelli, è entrato il numero 10 Valentini per il gruppo Progetim. Negro sulla sinistra, palla in mezzo, anticipo di Merelli. Adesso Latini è andato in avanti, c'è il destro di sbraglia ribattuto, rimessa laterale per il gruppo Progetim. Gli Hammers che adesso schierano il numero 5 Latini in attacco. Torri prova a mettere in mezzo, Dio ci aiuti, libera Latini, attaccato da Torri, palla per Mellaro che carica il destro dalla distanza, deviato. Calcio d'angolo in favore degli Hammers, secondo minuto di questo secondo tempo, 0-0 tra Hammers e gruppo Progetim Immobiliare. Il calcio d'angolo che deve battersi dall'altra parte, Pancaldi a battere il corner con il sinistro, palla sul secondo palo per lo stacco di testa e il salvataggio sulla linea di Negro. Pasquali prova a servire Mellaro, pallone deviato, allora possesso ancora per i ragazzi in maglia grigia, rimessa lunga di Pasquali per Latini che stacca sempre di testa. Marinelli
Mantiene il possesso, prova a far salire Valentini, che attacca il diretto avversario. Ancora palla per Valentini, che prova a concludere. Palla che si spegne sul fondo. Ci ha provato il numero 10 del gruppo Progetim, che lascia il posto a discapito del capitano Chinagli. Mellaro serve Mirelli, che va con il sinistro, il numero 3. La risposta di Graziano è sulla ribattuta. Latini, che si va a schierare all'attacco. Alla prima occasione porta in vantaggio gli Hammers, 1-0 al terzo minuto del secondo tempo. Vantaggio per gli Hammers FG Consulting. Deve stringere i denti il gruppo Progetim. Tutto è in gioco. Pasquali in avanti per Latini. Anticipa, sbraglia. Ottima azione del numero 5. Pasquali attacca Marinelli, che riesce a mantenere il possesso. Mezzetti per Mellaro, che gestisce bene il pallone. Scambio Merelli-Mezzetti. Ancora Merelli. Sguardo in avanti. Cambio di gioco preciso per Pasquali. Pancaldi, c'è spazio per lui. Pallone in mezzo per Latini, capisce tutto. Torri, attaccato alle spalle da Latini. Fallo in favore del gruppo Progetim, che non deve mollare. Soltanto una rete. Toccato alle spalle da Piras. Calcio di punizione per gli Hammers FG Consulting. Azzeccata la mossa di Pasquali, mettere Latini dalla difesa in avanti. Alla prima occasione porta in vantaggio gli Hammers, il numero 5, da solo in avanti al posto di Mezzetti. Di Merelli, scusate, le ha che il grande assente della serata. Mellaro sembra provarci da centrocampo. Mellaro, incredibile, l'eurogol di Mellaro. Il destro da dietro centrocampo, che porta sul 2-0 gli Hammers. Incredibile la potenza del destro di Mellaro. Una bomba, una traiettoria che, se non ci fosse stata la porta, sarebbe finita dentro al Tevere. Torri. Valentini prova a girarsi, perde palla, allora Mellaro, l'occasione per lui, si porta sul fondo, il sinistro al centro, nessun problema per Graziano, palla che rimane lì però. Torri, generoso veramente il 32 del gruppo Progetim, numero di Negro, rinviene Pancaldi. Sbraglia. Tiene in campo la sfera Negro e serve Piras, attaccato dall'attento Augusto Pasquali. Però rimessa laterale sempre in favore del gruppo Progetim. Settimo minuto di gioco, 2-0 per gli Hammers FG Consulting. Sbraglia. Sguardo in avanti. Corto per Valentini. Esterno a cercare Negro. Bello lo stop a seguire. Palla in mezzo per Piras. Para. Corso. Attaccato da Torri. Mezzetti. Pasquali con calma. Palla in avanti per Latini, attaccato da Sbraglia, che anticipa. Palla sempre buona però per gli Hammers. Latini, Dio ci aiuti, prova ad inserirsi il sinistro di Pancaldi, che sfiora il palo. Graziano a rimettere per il gruppo Progetim, che non deve mollare. Due gol a calciotto
si fanno veramente in pochissimo tempo. Valentini. Piras. Non preciso il controllo, palla buona per Latini, attaccato da Piras, che rimedia all'errore. Sbraglia, prova a far muoversi i suoi. Valentini. Sbraglia. Buona la manovra adesso del gruppo Progetim. Palla per il numero 11 che tira in porta e corso impreciso. Gruppo Progetim che si rifà sotto al nono minuto di questo secondo tempo, 2-1. È stato il numero 11, il neo entrato De Angelis, Emanuele. Mellaro direttamente dalla centrata. Prende Valentini. Match vivo. Il gruppo Progetim che si rifà sotto. Non molla mai la compagine di Chinagli. Dio ci aiuti. Per Latini. Pallone per Mellaro. Marinelli rinviene. Allora Torri. Sbagliato il passaggio al centro. È intercettato dal numero 8, Dio ci aiuti. Mellaro. Ricomincia da Pasquali. Palla per Latini intercettata da De Angelis. Positivo l'ingresso in campo del numero 11, dei ragazzi in maglia verde, che va a segnare il 2-1, riaccende le speranze per il gruppo Progetim. Rimessa laterale in zona d'attacco per il numero 2, Augusto Pasquali. Latini non riesce a controllare, però c'è Dio ci aiuti che palleggia. E riserve il numero 5. È rimasto a terra un giocatore del gruppo Progetim. Adesso ferma il gioco il direttore di gara. Si tratta sempre del numero 11, De Angelis. Torri. Triangolo riuscito del gruppo Progetim. Piras e Torri, il cross tra le braccia di Corso che rinvia subito su Latini. C'è Sbraglia però, chiesto il fallo di mano. Sbraglia. Piras prova a chiudere il triangolo, non ci riesce. Allora palla per Mellaro che serve Merelli con il sinistro. Graziano in due tempi. Marinelli. Numero di Sbraglia. Non riesce però a recuperare il pallone. Allora Mezzetti attaccato da Sbraglia. C'è fallo su di lui. Ancora occasione per Mellaro, che proprio da questa posizione prima ha portato gli Hammers sul 2-0. Vediamo se riuscirà a ripetersi. Fa indietreggiare la battuta del calcio di punizione il direttore di gara. Ancora il capitano Mellaro, la lunga rincorsa per il solito destro di potenza. Due in barriera per Graziano. Mellaro, esplode il destro Mellaro. Non l'aveva chiesta, Sbraglia. Valentini. Piras non riesce a controllare la sfera che finisce sul fondo per la rimessa di Andrea Corso. Mezzetti. Lancio lungo per Latini. Controlla Graziano che rimette veloce. De Angelis attaccato da Dio ci aiuti. Palla buona per Pancaldi che si gira. Bene Pancaldi, attaccato. Non c'è fallo di Torri che ha lo spazio sulla destra. Anticipo sul pallone di Augusto Pasquali. Ottima la sua diagonale che interrompe l'azione d'attacco del gruppo Progetim, che ci riprova. Sbraglia. Buona l'azione del numero 3 Negro. De Angelis dietro per Sbraglia che carica il destro
che non finisce lontanissimo dalla porta difesa da Corso, che rimette per il numero 3 Mezzetti, che serve bene Latini, toccato alle spalle, ancora punizione in favore degli Hammers. Siamo vicinissimi adesso, occasione per il destro di Mellaro, ancora lui. Ogni punizione è un'occasione da rete se hai Mellaro in squadra. Rincorsa lunga per il destro di Giordano Mellaro, che prima ha siglato un Eurogol. Vediamo se riuscirà a ripetersi. Va Mellaro. Carica il destro, Mellaro passa! Vicinissimo al 3-1 gli Hammers. Dio ci aiuti, intercetta. Mellaro prova a servire di prima Pancaldi. Latini, attaccato Pancaldi da Valentini, gruppo Progetim che torna in possesso con Negro. Pallone deviato, messo fuori da Augusto Pasquali. Era rimasto a terra il numero 6, Merelli. Gruppo Progetim che sportivamente concederà il possesso agli Hammers. Palla infatti per Corso. Mellaro, palla al piede in verticale per Latini, che serve benissimo il numero 3, che cerca il fondo, sbraglia. Ottima azione difensiva del numero 5 del gruppo Progetim, che serra la strada all'offensiva del numero 3 Mezzetti. Valentini, Negro, verticale per Piras, numero di Piras, chissà se era volontario il sombrero. De Angelis riscarica per Marinelli, attaccato da Pancaldi. 10 minuti per le speranze del gruppo Progetim. Esce Corso, una sconfitta questa sera comprometterebbe totalmente il cammino dei ragazzi di Chinagli, che andrebbero addirittura 9 punti sotto gli Hammers, che occupano l'ultima posizione valida per i play-out. Torri, intercetto, e allora gli Hammers con Mellaro. Prova a destro Mellaro, Graziano ci mette i guantoni. Anzi no, sembrava aver toccato Graziano, invece c'è solo rimessa dal fondo. Valentini. Torri, attaccato da Mezzetti, mantiene il possesso Torri e serve Valentini. Bello il cambio di gioco. Servito Torri, toccato, e ci sarà fallo per il gruppo Progetim ai danni di Torri. Il fallo di Dio ci aiuti. Va a posizionare con cura la sfera. Sbraglia. Sulla palla anche Valentini. Lunga la rincorsa di Sbraglia, corta quella di Valentini con il mancino, sbraglia con il destro. Sbraglia. Pallone che si infrange sulla barriera. Parte in contropiede, velocissimo Pancaldi. Ferma tutto Negro. Time out. Siamo giunti al 17° minuto di gioco. Parziale fermo sul 2-1 per gli Hammers FG Consulting. Si riprende a giocare alla Stella Azzurra. 0-0 il parziale tra Hammers FG Consulting e gruppo Progetim Immobiliare.
Hammers vicino al gol con il palo di Mellaro da centrocampo, da calcio piazzato. Corso impegnato due volte. Sempre sulle conclusioni con il mancino di Negro. Palla buona per il gruppo Progetim con questa conclusione che finisce sul fondo di pochissimo. Torri. Marinelli. È entrato il numero 10 Valentini per il gruppo Progetim. Negro sulla sinistra. Palla in mezzo. Anticipo di Merelli. Adesso Latini è andato in avanti. C'è il destro di Sbraglia ribattuto. Rimessa laterale per il gruppo Progetim. Gli Hammers che adesso schierano il numero 5 Latini in attacco. Torri prova a mettere in mezzo. Dio ci aiuti, libera. Latini attaccato da Torri. Palla per Mellaro che carica il destro dalla distanza, deviato. Calcio d'angolo in favore degli Hammers, secondo minuto di questo secondo tempo, 0-0 tra Hammers e gruppo Progetim Immobiliare. Il calcio d'angolo che deve battersi dall'altra parte. Pancaldi a battere il corner con il sinistro, palla sul secondo palo per lo stacco di testa e il salvataggio sulla linea di Negro. Pasquali prova a servire Mellaro, pallone deviato, allora possesso ancora per i ragazzi in maglia grigia. Rimessa lunga di Pasquali per Latini che stacca sempre di testa. Marinelli mantiene il possesso, prova a far salire Valentini che attacca il diretto avversario. Ancora palla per Valentini che prova a concludere, palla che si spegne sul fondo. Ci ha provato il numero 10 del gruppo Progetim che lascia il posto a discapito del capitano Chinagli. Mellaro serve Merelli che va con il sinistro, il numero 3, la risposta di Graziano è sulla ribattuta. Latini che si va a schierare all'attacco, alla prima occasione porta in vantaggio gli Hammers 1-0 al terzo minuto del secondo tempo. Vantaggio per gli Hammers FG Consulting. Deve stringere i denti il gruppo Progetim. Tutto è in gioco. Pasquali in avanti per Latini. Anticipa Sbraglia. Ottima azione del numero 5. Pasquali attacca Marinelli che riesce a mantenere il possesso. Mezzetti per Mellaro che gestisce bene il pallone. Scambio Merelli-Mezzetti. Ancora Merelli. Sguardo in avanti. Cambio di gioco preciso per Pasquali. Pancaldi, c'è spazio per lui. Pallone in mezzo per Latini, capisce tutto. Torri. Attaccato alle spalle da Latini. Fallo in favore del gruppo Progetim che non deve mollare. Soltanto una rete. Toccato alle spalle da Piras. Calcio di punizione per gli Hammers FG Consulting. Azzeccata la mossa di Pasquali, mettere Latini dalla difesa in avanti, alla prima occasione porta in vantaggio gli Hammers, il numero 5 da solo in avanti al posto di Mezzetti, di Merelli scusate,
è anche il grande assente della serata. Mellaro sembra provarci da centrocampo. Mellaro, incredibile, l'Eurogol di Mellaro. Il destro da dietro centrocampo che porta sul 2-0 gli Hammers. Incredibile la potenza del destro di Mellaro. Una bomba, una traiettoria che se non ci fosse stata la porta sarebbe finita dentro al Tevere. Torri. Valentini. Prova a girarsi, perde palla allora Mellaro, l'occasione per lui. Si porta sul fondo, il sinistro al centro. Nessun problema per Graziano. Palla che rimane lì però, Torri. Generoso veramente il 32 del gruppo Progetim. Numero di Negro, rinviene Pancaldi. Sbraglia. Mantiene in campo la sfera Negro e serve Piras, attaccato dall'attento Augusto Pasquali. Però rimessa laterale sempre in favore del gruppo Progetim. Settimo minuto di gioco, 2-0 per gli Hammers FG Consulting. Sbraglia. Sguardo in avanti. Corto per Valentini. Esterno a cercare Negro. Bello lo stop a seguire. Palla in mezzo per Piras. Para. Corso. Attaccato da Torri. Mezzetti. Pasquali con calma. Palla in avanti per Latini. Attaccato da Sbraglia che anticipa. Palla sempre buona però per gli Hammers. Latini, Dio ci aiuti. Prova ad inserirsi il sinistro di Pancaldi che sfiora il palo. Graziano a rimettere per il gruppo Progetim che non deve mollare. Due gol a calciotto si fanno veramente in pochissimo tempo. Valentini. Piras. Non preciso il controllo. Palla buona per Latini. Attaccato da Piras che rimedia all'errore. Sbraglia, prova a far muoversi i suoi. Valentini. Sbraglia. Buona la manovra adesso del gruppo Progetim. Palla per il numero 11 che tira in porta e corso impreciso. Gruppo Progetim che si rifà sotto al nono minuto di questo secondo tempo, 2-1. È stato il numero 11, il neo entrato De Angelis, Emanuele. Mellaro direttamente dalla centrata. Prende Valentini. Match vivo. Il gruppo Progetim che si rifà sotto. Non molla mai la compagine di Chinagli. Dio ci aiuti. Per Latini. Pallone per Mellaro, Marinelli rinviene, allora Torri, sbagliato il passaggio al centro, intercettato dal numero 8 Dio ci aiuti, Mellaro, ricomincia da Pasquali. Palla per Latini intercettata da De Angelis, positivo l'ingresso in campo del numero 11, dei ragazzi in maglia verde, che va a segnare il 2-1, riaccende le speranze per il gruppo Progetim. Rimessa laterale in zona d'attacco per il numero 2, Augusto Pasquali. Latini non riesce a controllare, però c'è Dio ci aiuti che palleggia. E riserve il numero 5. È rimasto a terra un giocatore del gruppo Progetim. Adesso ferma il gioco il direttore di gara. Si tratta sempre del numero 11, De Angelis. Torri. Triangolo riuscito del gruppo Progetim, Piras e Torri, il cross tra le braccia di Corso che rinvia subito su Latini, c'è Sbraglia però,
chiesto il fallo di mano. Sbraglia. Piras prova a chiudere il triangolo, non ci riesce. Allora palla per Mellaro, che serve Merelli con il sinistro. Graziano in due tempi. Marinelli, numero di Sbraglia, non riesce però a recuperare il pallone. Allora Mezzetti attaccato da Sbraglia, c'è fallo su di lui. Ancora occasione per Mellaro, che proprio da questa posizione prima ha portato gli Hammers sul 2-0. Vediamo se riuscirà a ripetersi. Fa indietreggiare la battuta del calcio di punizione il direttore di gara. Ancora il capitano Mellaro, la lunga rincorsa per il solito destro di Potenza. Due in barriera per Graziano. Mellaro, esplode il destro Mellaro. Non l'aveva chiesto, eh? Sbraglia. Valentini. Piras non riesce a controllare la sfera, che finisce sul fondo per la rimessa di Andrea Corso. Mezzetti. Lancio lungo per Latini. Controlla Graziano, che rimette veloce. De Angelis attaccato da Dioci Aiuti. Palla buona per Pancaldi, che si gira. Bene Pancaldi, attaccato, non c'è fallo, di Torri, che ha lo spazio sulla destra. Anticipo sul pallone di Augusto Pasquali. Ottima la sua diagonale, che interrompe l'azione d'attacco del gruppo Progetim, che ci riprova. Sbraglia. Buona l'azione del numero 3 Negro. De Angelis dietro per Sbraglia, che carica il destro, che non finisce lontanissimo dalla porta difesa da Corso, che rimette per il numero 3 Mezzetti, che serve bene Latini, toccato alle spalle. Ancora punizione in favore degli Hammers. Siamo vicinissimi adesso, occasione per il destro di Mellaro, ancora lui. Ogni punizione è un'occasione da rete se hai Mellaro in squadra. Rincorsa lunga per il destro di Giordano Mellaro, che prima ha siglato un Eurogol. Vediamo se riuscirà a ripetersi. Va Mellaro, carica il destro Mellaro, passa vicinissimo al 3-1 gli Hammers. Dio ci aiuti, intercetta, Mellaro prova a servire di prima Pancaldi. Latini, attaccato Pancaldi da Valentini, gruppo Progetim che torna in possesso con Negro. Pallone deviato, messo fuori da Augusto Pasquali. Era rimasto a terra il numero 6 Merelli. Gruppo Progetim che sportivamente concederà il possesso agli Hammers. Palla infatti per Corso. Mellaro, palla al piede, in verticale per Latini, che serve benissimo il numero 3, che cerca il fondo, Sbraglia. Ottima azione difensiva del numero 5 del gruppo Progetim, che serra la strada all'offensiva del numero 3 Mezzetti. Valentini. Negro. Verticale per Piras. Numero di Piras. Chissà se era volontario il sombrero. De Angelis. Riscarica per Marinelli. Attaccato da Pancaldi. 10 minuti per le speranze
del gruppo Progetim. Esce Corso, una sconfitta questa sera comprometterebbe totalmente il cammino dei ragazzi di Chinagli, che andrebbero addirittura 9 punti sotto gli Hammers, che occupano l'ultima posizione valida per i play-out. Torri, intercetto, e allora gli Hammers con Mellaro, prova a destro Mellaro, Graziano ci mette i guantoni. Anzi no, sembrava aver toccato Graziano, invece c'è solo rimessa dal fondo. Valentini. Torri, attaccato da Mezzetti, mantiene il possesso Torri e serve Valentini. Bello il cambio di gioco. Servito Torri, toccato e ci sarà fallo per il gruppo Progetim. Ai danni di Torri, il fallo di Dio ci aiuti. Va a posizionare con cura la sfera. Sbraglia. Sulla palla anche Valentini. Lunga la rincorsa di Sbraglia. Corta quella di Valentini con il mancino. Sbraglia con il destro. Sbraglia. Pallone che si infrange sulla barriera. Parte in contropiede, velocissimo Pancaldi. Ferma tutto Negro. Time out. Siamo giunti al 17° minuto di gioco. Parziale fermo sul 2-1 per gli Hammers FG Consulting. Augusto a rimettere per gli Hammers. Latini con il petto, svetta. Torri disimpegna per il gruppo Progetim. Marinelli intercetta Augusto Pasquali. Valentini prova ad andarsene, Pancaldi su di lui, rimette Torri. Si gira De Angelis, fallo su di lui, è stato un tocco di Dio ci aiuti. Parziale fermo sul 2-1 per gli Hammers. Ci prova fino all'ultimo il gruppo Progetim. Chiesta la distanza. Dopo il fischio andrà a battere il numero 7 Merelli, che toccherà per Sbraglia. Carica il destro Sbraglia che si infrange sulla barriera. Rimessa laterale in favore del gruppo Progetim. Siamo giunti al 19° minuto di gioco. 2-1 per gli Hammers. Torri. Sguardo in avanti, la conclusione di Torri. Andrea Corso, lungo con le mani, per Mellaro che lascia scorrere, mantiene in campo il pallone. Sbraglia, disimpegna per Valentini che tocca bene per Torri. Intercetto del numero 3 che prova a servire Mellaro. Si distende il gruppo Progetim sulla sinistra. De Angelis, Valentini. Ancora il numero 10, verticalizzazione per Piras, che non riesce a controllare la sfera. Merelli, lungo e preciso il lancio per Mellaro. Il pallone è uscito, secondo il direttore di gara. Allora, rimessa laterale per il gruppo Progetim. Torri attaccato alle spalle, due su di lui. Torri per Piras, Valentini. Marinelli, la finta, non ci casca Pancaldi.
Piras, la sponda di petto imprecisa, allora Latini, gioco pericoloso del numero 10 Valentini. Allora fallo in favore degli Hammers. Dieci aiuti che lascia a Mellaro, sempre lui. Dieci aiuti, dovrà toccare per la conclusione di Mellaro. Il numero 10 dalla distanza, pallone deviato, ancora calcio d'angolo per gli Hammers FG Consulting. Andrà a battere Mezzetti. Pallone buono per lo stacco del numero 15. Adesso conclusione di Pancaldi sulla ribattuta. Mezzetti non riesce a portare sul 3-1 gli Hammers. Ancora il gruppo Progetim. Recupera bene la compagine degli Hammers. Pancaldi. Latini apre per Mellaro, che prova a rimettere ancora in mezzo per Latini. Libera la difesa del gruppo Progetim. Esce Corso. Rinvio su Latini, che spinge Valentini. Pallone al centro per Valentini, che va a lanciare in avanti un compagno che non c'è. E allora rimessa per Corso, lungo con le mani Corso, sempre a cercare Latini, stacca, sbraglia. Valentini non riesce a controllare la sfera. Allora palla buona ancora per gli Hammers, sbagliato il passaggio in avanti di Mezzetti. Pancaldi all'indietro, c'è un tocco di mano all'indietro, Corso riesce a salvare. Palla per Mellaro. Marinelli. Intercettato il passaggio di Mellaro con la conclusione. Graziano imprecisa, ancora Mellaro. Doppietta per lui e 3-1 per gli Hammers. Due minuti alla fine e 3-1 per gli Hammers. In questo momento sono 9 lunghezze avanti ai diretti avversari. Sbraglia. Palla ancora recuperata per gli Hammers. C'è fallo su Dieci Aiuti. È entrato il numero 8 Piazza per il gruppo Progetim.
Mellaro dalla distanza, pretenzioso adesso il destro di Mellaro. Ci prova il gruppo Progetim in questi minuti finali con il numero 8, prova a rimettere in mezzo, pallone che rimane lì, Marinelli, spara alto, deviata però la conclusione di Marinelli, e allora calcio d'angolo in favore del gruppo Progetim con il numero 11, De Angelis. Cross in mezzo teso, libera la difesa degli Hammers, Mellaro mette giù bene e cambia lato a favore di Pancaldi che va centralmente, Pancaldi la scivolata, rimpallo che favorisce ancora Pancaldi. Corner in favore degli Hammers, manca pochissimo alla fine di questo match. Fallo su Pancaldi. Corto per Mellaro che conclude a rete. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Gli Hammers battono 3-1 il gruppo Progetim Immobiliare.